Eccoli lì sul podio, stanno i nostri ragazzi, eccoli! Sono in quadrilatero, macchina un po' acconciata. Questa Africa Eco Race passa alla storia perché parla decisamente aretino. Cominciamo con il podio ottenuto dal team Rossi 4x4. Al Lago Rosa, all'arrivo, sorriso stampato sui visi dei 5 ragazzi del team. Per la terza volta consecutiva su 3 partecipazioni, l'equipaggio Stefano Rossi, Alberto Marconi è arrivato al Lago Rosa e poi a Dakar al termine dell'Africa Eco Race. Per la prima volta però la loro Nissan Patrol porta davvero i segni della fatica e qualche acciacchetto in più. Il parabrezza ormai distrutto, ci si chiede come abbiano potuto vedere attraverso per gli oltre 600 km che ancora restavano da fare. La corsa contro il tempo si è conclusa, 35esimi assoluti su 49 al traguardo, settimi nella categoria T1, terzi nella T1 benzina e noni nella classifica riservata alle sole auto. Siamo davvero contenti, ho solo una cosa da dire, sorride Stefano Rossi, 3 su 3. Grande successo anche per Paolo Lucci nella categoria delle moto, continuando la tradizione del grande Fabrizio Meoni. Per Paolo Lucci, 4° posto assoluto, 3 vittorie di tappa. Fino a un momento fa ero terzo sul podio di Dakar dopo 2 settimane di gara, poi ho subito un reclamo, racconta Lucci, che è stato accolto, sono sceso al 4° posto. La ragione della protesta presentata da Poskit è una gomma risultata non omologata ma passata alle verifiche, no comment. Questa, racconta Paolo, è l'unica cosa che voglio lasciarmi alle spalle, filtrarne la lezione e dimenticare. Ma voglio dirvi una cosa, non cambio il mio commento a caldo alla conclusione del rally, ho corso bene, soprattutto con attenzione, credo di aver accumulato molta esperienza importante e di essere cresciuto.